Tifo Grifo, Agenzia Stampa Italia, abbiamo in collegamento telefonico il nostro collega, amico di Tifo Grifo, Agenzia Stampa Italia, Alessandro Antoniacci. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Allora Alessandro, i botti erano nella coda del mercato, come sempre succede al Perugia, ma quest'anno in maniera particolare sono arrivati dei nomi altisonanti, direi, insomma, comunque che per la categoria sono importanti e che comunque sembrano rovesciare il trend, no, della negatività che molti si portavano dietro ragionando su un Perugia che avrebbe stentato a salvarsi. Sei d'accordo su questa prima interpretazione? Assolutamente sì, condivido nel dire che sono arrivati i nomi altisonanti, ma sono arrivati calciatori con caratteristiche consone all'idea di calcio di Albini, che francamente era quello che mi interessava. Giocatori assolutamente validi per la categoria. Uno in particolare, faccio riferimento ovviamente a Segre, Scuola Torino, che è un centrocampista di livello superiore per quanto mi riguarda, è un giocatore da top 5 club di Serie B, a corsa, a gamba, a tecnica, a doti balistiche importanti, ti può veramente cambiare il volto ad un reparto di centrocampo che era quello che oggettivamente aveva palesato più lacune, soprattutto nel match contro l'Ascoli. Dopo un avvio col Pordenone, un Pordenone che comunque si è dimostrato lacunoso anche nella seconda giornata, tant'è che ha portato al primo esonero in Italia e Rastelli ha firmato con il club di Pordenone, contro l'Ascoli erano venute fuori le falle di un reparto di centrocampo che stentava sia in fase di impostazione che soprattutto in fase di interdizione, perché di fatto non schermava la retroguardia. Mancava qualcosa, ma non ci aspettavamo tanto, perché oggettivamente quest'ultimo giorno di mercato è stato un giorno di botti anche più rispetto a quello che ci aspettavamo. È arrivato Segre e l'abbiamo detto, poi andiamo a sviscerare anche gli altri. Ma ecco, sì, un attimo restiamo su Jacopo Segre, perché è un centrocampista, intanto in Perugia ci crede perché lo ha preso col prestito, col diritto e obbligo di riscatto, quindi in caso ovviamente di promozione in Serie A, che non è un obiettivo dichiarato, ma comunque il Perugia ci crede e chiaramente ci crede anche chi glielo ha prestato. E che caratteristiche ha Segre? Come si può inserire nella rosa del Perugia? Guarda, secondo me è il miglior profilo che potevamo acquistare in questo momento per caratteristiche, come ti dicevo, perché nell'idea di centrocampo di Albini servono calciatori che facciano bene le due fasi, che abbiano gamba, che abbiano personalità, ma che abbiano anche la qualità di poter portare la palla e poter impostare la manovra. In questo senso Segre veramente rappresenta in pieno tutto quello che abbiamo appena sviscerato. È un calciatore che corre, che ha tempi di inserimento importanti per la categoria, che ha doti balistiche molto importanti, spesse volte va in gol da fuori. È un calciatore che con la palla tra i piedi sa cosa fare, sia qualora dovesse battere a rete che se si dovesse trovare a rifinire per i compagni. Guarda, io in un paragone l'ho messo appunto paragone con il primo Valerio Verre, quello che è arrivato con Campione, quando ancora andava sgrezzato, giocava mezzala, aveva appena 22-23 anni, ma subito aveva messo in mostra le sue grandi doti che poi l'hanno portato ad essere quello che è oggi. Credo che siamo su quell'impronta di giocatore lì, per dare un'idea ai nostri ascoltatori, e quindi un calciatore che ti va a cambiare completamente il volto di un centrocampo che così, con lui e con gli altri acquisti, diventa un reparto assolutamente affidabile, assolutamente importante e alza l'asticella di questa Perugia che anche secondo me fino a ieri avrebbe fatto fatica a salvarsi, che oggi ti dico che se la può lottare tranquillamente questa salvezza. Hai parlato del centrocampo, vediamo l'altro centrocampista, Andrea Ghion, che è forse un centrale di centrocampo più che altro, però mi dicono che è un giocatore molto duttile. Viene dal Mantova, è di scuola Juventus, ha giocato, ha già 33 presenze e 5 gol l'anno scorso con il Carpi, ma ha fatto anche 3 presenze in Serie A col Sassuolo. Che caratteristiche ha Ghion? Calciatore molto tecnico, longilineo, con la palla tra i piedi sa assolutamente il fatto suo, è un calciatore del quale io calcisticamente mi sono innamorato l'anno scorso. Avendo visto la trasferta del Perugia a Carpi, tutti erano rimasti particolarmente rapiti da quel Giovannini che nel ruolo di seconda punta ci aveva creato tanti grattacapi. A me invece aveva colpito particolarmente questo Ghion, che in mezzo al campo aveva comunque palesato delle doti tecniche molto importanti, a qualità, a piede, è abile in fase di impostazione, ma ci mette anche la gamba in termini di personalità. È già abbastanza strutturato, d'altronde la scuola Sassuolo è un'ottima scuola in tema di giovanili, però ha grossissimi ampi margini di miglioramento, è vero, non ha mai giocato in B, ma secondo me per caratteristiche può completare una coppia di centrocampo con Segre di assoluto livello per la categoria.
Tra l'altro il Perugia lo ha preso in prestito biennale con l'opzione di riscatto, ma la contropzione del Sassuolo, quindi ci crede parecchio anche il Sassuolo, no? Allora, la modalità con la quale sono arrivati gli acquisti di oggi, le modalità con le quali sono arrivati gli acquisti di oggi sono veramente importanti. È quello che mi ha stupito, perché qualora fossero arrivati con un prestito secco sia Segre che Guion, e sarebbero comunque stati ottimi colpi, avrebbe assunto una valenza relativa rispetto a quanto è stato. Qui abbiamo un diritto di riscatto su un prospetto di valore assoluto quale Segre, qui abbiamo un prestito biennale, quindi abbiamo di che lavorare con Guion, che è un ragazzo sul quale il Sassuolo punta tanto, e poi appunto il terzo acquisto che sicuramente, del quale sicuramente mi chiederai, che è Murgia, no? E certo, restiamo in zona centrocampo così. Anche perché parliamo di un 97 Segre, di un 99 Guion e di un altro ragazzo molto giovane scuola Lazio, che è questo Murgia, che è calciatore molto duttile, che può fare la mezzala di inserimento, che può giocare anche un pochino più avanti. Ecco, altra parola chiave è duttilità. I tre centrocampisti dei quali stiamo parlando sono tre calciatori che possono giocare davanti alla difesa in taluni casi, possono giocare da mezze ali, che poi è il loro ruolo naturale, comunque da interni di centrocampo, possono giocare anche sulla tre quarti, tutti e tre, sia Segre che Guion all'occorrenza, che eventualmente anche Murgia, con caratteristiche diverse. Murgia è un pochino meno tecnico rispetto agli altri due, ma comunque un'ottima sensibilità di piedi, ha comunque delle velleità in fase di impostazione, si muove tanto, corre tanto, ha tempi di inserimento importanti, anche lui come Segre. Sono calciatori che veramente ci vanno a cambiare il volto di un centrocampo che, lo ribadisco, da punto debole, da lacuna di questo Perugia, diventa di fatto, di prepotenza, il reparto più forte della squadra biancorossa, il punto di forza della formazione di Albini. Ecco, adesso la palla passa ad Albini, appunto. Appunto, e vedremo, per quanto riguarda l'attacco, un'altra bella novità. Sì, perché Rider Matos non è proprio un nome ignoto, no? È un calciatore che è stato protagonista l'anno scorso con l'Empoli di Dionisi, che ha di fatto ammazzato il campionato. Lui si è ritagliato uno spazio importante in quella squadra, è stato decisivo sia in fase di rifinitura che, a differenza rispetto al resto della sua carriera, anche piuttosto scaltro in fase di realizzazione. 7 reti, il suo massimo in carriera, l'ha realizzato proprio l'anno scorso. È un ragazzo nel pieno della sua maturità calcistica, un classe 93, quindi arriva a Perugia a 28 anni con un pedigree piuttosto importante, con un passato ricco di esperienze che l'hanno portato a migliorare stagione dopo stagione. È una seconda punta che non ha molti gol in canna, anzi è un attaccante che ha pochi gol in canna, 19 in carriera, 22 se si considerano anche le altre competizioni, in oltre 200 presenze, ma è un ragazzo che è tecnicamente molto abile, è brasiliano, nell'uno contro uno può assolutamente mettere in difficoltà l'avversario e creare superiorità numerica, è un'ottima alternativa a Carretta, può giocare anche insieme a Carretta. Ecco, c'è da valutare come verranno sfruttati questi ragazzi. Rider Matos è una seconda punta che può giocare al posto di Carretta in un ipotetico 3-4-1-2, può giocare assieme a Carretta in un ipotetico tridente con una prima punta, uno tra De Luca e Murano. A centrocampo possiamo vedere quella che presumibilmente, secondo me, sarà la coppia titolare, quella formata da Segre e uno tra Murgia e Guion con Quan trequartista. Qualora invece Albini volesse schierare Quan un pochino più arretrato, in linea con Jacopo Segre a centrocampo, uno tra Murgia e Guion potrebbe andare a giocare sulla tre quarti campo in un concetto di trequartista più classico, più canonico, più volto alla rifinitura. Sono tante le soluzioni che oggi il Perugia ha dopo questa scoppiettante giornata di mercato. Nella quale c'è anche da registrare, anche se non è di oggi, ma comunque è una novità delle ultime ore, possiamo dire quella di Zanandrea, che va a completare il reparto difensivo sul quale, diciamo, c'erano meno dubbi all'inizio di questa campagna, e anche alla fine, voglio dire, perché comunque diventa un'alternativa naturale a Dell'Orco praticamente. Sì, nel gioco delle coppie mancava una pedina in difesa, quella pedina Zanandrea, che è un buon prospetto, che è venuto a Perugia per fare la riserva di Dell'Orco. È un ragazzo che ha qualità, ha tecnica, è un difensore piuttosto elegante, che sa uscire anche palla al piede. È veramente un'ottima pedina per quello che è chiamato a fare, chiaramente, che non è il titolare, ma che è la prima alternativa di uno dei tre dietro. E la rosa ad oggi è completa numericamente, la rosa ad oggi è completa per caratteristiche. Se proprio si vuole cavillare, forse non abbiamo un esterno
destro di livello assoluto, ma Falzerano ha dimostrato che, nonostante non sia quello il suo ruolo, in quella posizione può fare fuoco e fiamme, perché in fase offensiva l'abbiamo visto tarantolato, soprattutto nella prima frazione contro l'Ascoli. Ferrarini è una buona alternativa. Dicevo l'altro ieri, chiacchierando col direttore, che è vero che non ha mai giocato di fatto da titolare fisso in Serie B, ha fatto spezzoni l'anno scorso col Venezia, ma è un ragazzo sul quale la Fiorentina punta molto, che ha grossi margini di miglioramento. Quindi la rosa del Perugia è assolutamente completa al momento. A sinistra siamo direi messi bene, perché c'è Lisi che è una garanzia e c'è Righetti che è una promessa. Lisi è secondo me un esterno di valore assoluto per la caratteria, per la Serie B. Io di esterni sinistri, del livello, della qualità di Lisi e dell'affidabilità di Lisi in entrambe le fasi, sinceramente ce ne sono molto 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 pochi, quindi lì siamo più che coperti. Più che coperti per l'obiettivo, che è quello della salvezza. Ecco, io batto forte su questo punto, perché poi non vorrei che si creassero dei qui pro quo che spesse volte in tante piazze si creano. Cioè, il mercato è stato eccezionale, il voto al mercato è altissimo, un voto al mercato altissimo in ottica salvezza, perché quest'anno il livello del campionato di Serie B è oggettivamente altissimo. Io quest'anno ci metterei la firma per salvarmi, salvo poi il prossimo anno, con i calciatori che sono maturati, con un'amalgama che sicuramente sarà maggiore, andarmi a giocare altri obiettivi. Ma insomma, quest'anno io resterei molto cauto e fisserei gli obiettivi uno alla volta. Poi è chiaro che qualora arrivasse con qualche giornata d'anticipo la salvezza e ci trovassimo a giocare qualcosa di diverso, saremmo tutti felici, però non dobbiamo distogliere l'attenzione dal vero obiettivo, che oggettivamente è questo. Vero. Proviamo, concludendo, a ricapitolare la formazione. Ci provo io e tu correggimi se sbaglio qualcosa in base a quello che tu hai detto. Allora, per la porta abbiamo Cicizzole, Fulignati e va bene. E poi vabbè, anche l'ultimo arrivo del ragazzo di Meghieri dell'Ungherese. La linea difensiva, Rossi, Angella, Dell'Orco, o meglio Curado, Angella, Dell'Orco, con Rossi che è un'alternativa sia come difensore centrale poi sia come esterno, e poi Sgarbi e Zanandrea. In mezzo al campo, a destra Falzerano e Ferrarini, a sinistra Lisi e Righetti, e quindi non ci piove. In mezzo c'è una grossa abbondanza, perché abbiamo Burrai, Segre, Murgia, Ghion e Santoro da utilizzare. Poi ricordiamo anche che, oltre a quelli che abbiamo citato, ci sono Van Balegem, ci sono Sunas, Djabua, Mamè, Bianchimano e Angori in avanti, che sono comunque giocatori che adesso vedremo se il mercato nelle ultime ore porterà qualche cessione, però che comunque se no integrano una rosa che è di circa 30 elementi, 29 se non sbaglio, e quindi potrebbe essere questo un problema anche, no, di gestione di una rosa così ampia, che è una novità per il Perugia. Ecco. Centrocampo sì, indubbiamente, perché oggettivamente a livello numerico abbiamo un'abbondanza di calciatori che andrebbe risolta entro stasera, entro la chiusura del mercato. Io credo che 1-2 elementi dovrebbero andare via. Qualora così non fosse, deve essere bravo Albini, deve essere brava la società, la dirigenza, a mantenere calmi degli animi, che oggettivamente saranno un pochino surriscaldati, perché gente di livello come Sunas, come Burrai, come Van Balegan, come Santoro, almeno uno o due di questi si troveranno a non entrare di fatto in campo, a non giocare praticamente mai, e gestire questo tipo di situazione è sempre scomodo. Quindi il capolavoro, la ciliegina sulla torta, sarebbe completare il mercato con un paio di uscite, soprattutto per quel che riguarda il reparto di centrocampo, perché poi sugli esterni, in difesa e davanti, numericamente c'è chi ci deve essere. Bene, completiamo il giochino dicendo che sulla tre quarti abbiamo Kuan, ma ci possono anche giocare Murgia e Ghion, perché sono tutte e due, hanno anche queste propensioni. Davanti ci sono Matos, De Luca, Carretta e Murano da assortire secondo le necessità. Mi sembra di non aver dimenticato nessuno. Un'ultima domanda: se ritieni che il Perugia a questo punto, che ha sempre dichiarato la salvezza e che secondo anche te può sicuramente puntare a una salvezza tranquilla, rispetto al panorama delle altre squadre della Serie B, potrebbe anche inserirsi in una fascia più alta, diciamo così, di quella della salvezza? Potrebbe sì, il condizionale assolutamente non ha mai fatto male a nessuno. Al momento io mi focalizzerei sull'obiettivo salvezza, perché ribadisco, quest'anno il livello del campionato di Serie B è molto molto alto, ci sono 7-8 squadre di livello assoluto che hanno fatto delle campagne acquisti faraoniche, molto molto importante. Ieri, parlando con un esperto di categoria che è Claudio Giambene,
facendo il punto su quelle che sono le squadre che si lottano alla promozione diretta, lui addirittura non annovera nemmeno il Parma tra le due o tre papabili secondo lui per la promozione diretta. Parliamo di una squadra che ha speso svariate decine di milioni di euro sul mercato, che ha Buffon in porta, che ha Dennis Mann inglese in tribuna, quindi di cosa stiamo parlando? Io al momento mi focalizzerei sul primo obiettivo, che è quello della salvezza. È chiaro che poi qualora giustamente si raggiungesse l'obiettivo con qualche giornata in anticipo, si trovasse in amalgama particolare e si costruisse una situazione adeguata per puntare ad altri obiettivi, nessuno si tirerebbe indietro, però procederei per gradi, step by step, salvo non incappare in, ribadisco, qui pro quo che purtroppo in altri anni ci hanno messo in grossa difficoltà. Benissimo, e se no l'esperienza cosa servirebbe se non a imparare qualcosa? Chiaramente per trovare l'amalgama serve tempo, perché come ha detto Juric, non è che un giocatore arriva il lunedì ed è operativo al massimo del potenziale il martedì. Per entrare a regime in un nuovo contesto bisogna dare tempo ai ragazzi, all'allenatore, al lavoro quotidiano di fare il proprio corso. Questo tanto più in un meccanismo e in un'organizzazione di gioco che è complessa come quella che Alvini vuole. Eh sì, penso proprio di sì, anche perché se si chiama un allenatore che vuole proporre calcio, per arrivare a proporre il calcio che vuole il mister serve ancor più lavoro rispetto a un allenatore alla D'Aversa. Io ho fatto l'esempio di D'Aversa. A D'Aversa si può dare qualsiasi rosa. Se prendi un De Zerbi, se prendi uno Juric, un allenatore che vuole proporre un certo tipo di calcio basato sulla qualità, sul possesso palla, gli devi dare il tempo di lavorare. Come abbiamo visto, per esempio, ti faccio un ultimo esempio con lo Spezia d'Italiano, che la metà del campionato, alla fine del girone d'andata, era in zona retrocessione, che poi è entrato a regime, ha proposto un calcio di una qualità eccelsa ed ha lottato per altri obiettivi raggiungendoli peraltro. Bene, questo è un auspicio, lo prendiamo come tale. Grazie, ringraziamo Alessandro Antoniacci, nostro collega di redazione, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. A risentirci, Alessandro. Grazie mille, Daniele, anche a voi, è stato un piacere.